me piace sempre raccontare un pizzico di storia, perché bene confiscato dalla criminalità organizzata è una cosa generica che ha poco senso, cioè bisogna anche dire da dove viene questo bene. Questo bene era di proprietà intestato formalmente a un usuraio che lavorava per conto di un clan importante di Salerno, il clan Ardoino Vaccaro, e di quella indagine io sono stato protagonista, diciamo, per molti anni, processo durato molti anni con vari processi collaterali, eccetera, ed è arrivato a condanne pesantissime, ed è stato uno dei primi processi di criminalità organizzata, maxi processi che sono celebrati a Salerno. Questo usuraio quindi era il prestanome del clan, reinvestiva i proventi dello spaccio di stupefacenti in uno spaccio di levatura internazionale con droga che arrivava dalla Turchia, dal Brasile, dal Belgio, e chiaramente questo clan aveva molti soldi da reinvestire e li affidava a soggetti colletti bianchi che li reinvestivano in varie attività. Naturalmente da funzionario del Ministero dell'Interno è noto, sono, se si può ancora tratteggiare questa categoria, un municipalista, nel senso che per un'avventura straordinaria della vita poi mi trovo a fare l'assessore regionale, ma in realtà i funzionari del Ministero dell'Interno sono particolarmente vicini ai sindaci piuttosto che alle regioni. È un fatto culturale, voglio dire, che appartiene alla formazione professionale. Però, sindaco, con molta onestà devo anche dire che non tutti i sindaci sono uguali. Non tutti i sindaci sono uguali perché abbiamo tante situazioni di quelle che il procuratore ha rappresentato e che insomma fanno un po' più fatica e hanno meno passione di quando ha avuto lei per cercare comunque di trasformare questo bene in un'occasione di valorizzazione, di riuso e di restituzione alla collettività.